non solo momenti celebrativi in ricordo delle vittime di femminicidio e di abusi sessuali, fisici e psicologici, ma anche riflessioni e approfondimenti sulle molteplici e subdole forme che la violenza di genere assume. Consiglio regionale del Piemonte in prima linea con una settimana di iniziative per celebrare la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Ogni 3 giorni in Italia una donna muore perché vittima di violenza. I dati del Ministero dell'Interno in questo 2022 fino al 20 novembre parlano di 273 omicidi registrati con 104 vittime donne, di cui 88 uccise in ambito familiare e affettivo. Sono cifre terribili. Queste le parole del presidente Stefano Allasia in occasione della seduta del Consiglio regionale aperto dedicato al tema che si è tenuta martedì 22 novembre nell'aula consiliare. Dobbiamo fare in modo che la popolazione al prima revisaglia, soprattutto all'interno dell'ambito familiare, denunci e allontani al più presto chi è violento. Nel periodo gennaio 2022-ottobre 2022 4.456 richieste di aiuto, mentre le accoglienze in sede sono state 639. Il tema della violenza digitale e dei reati connessi è stato al centro di un altro momento di approfondimento promosso dalla Consulta Femminile e dal Comitato per i Diritti Umani e Civili in collaborazione con la Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza e il Difensore Civico Regionale. Si tratta di reati molto gravi che stanno purtroppo prendendo piede sempre più ferocemente e velocemente nella nostra società da quando siamo entrati nell'epoca digitale. Il tema è cercare di arginare la violenza online, che poi spesso, ahimè, si trasforma in violenza nel mondo reale. Un secondo incontro dal titolo Il diritto di essere libere si è tenuto proprio il 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, in cui è stato affrontato il tema della tratta degli esseri umani. Donne e bambini che sono ingannati nei vari percorsi per cercare una vita migliore. Un'attenzione particolare c'è nel caso in cui queste donne siano minorenni, quindi siano delle giovani ragazze e quindi debbano affrontare questa difficilissima realtà e soprattutto debbano essere sostenute nel loro percorso di uscita da questa rete criminale. Tra le altre iniziative, nella settimana dal 21 al 25 novembre, su proposta della Consulta Femminile del Comitato per i Diritti Umani e Civili, in collaborazione con la Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, del Difensore Civico e di Agis, Unione Interregionale del Piemonte e della Valle d'Aosta, in alcuni cinema delle 8 province piemontesi si è svolta la rassegna itinerante di proiezioni serali Bambine, Ragazze e Donne, i diritti negati, aperta alla cittadinanza e alle scuole. Abbiamo voluto quest'anno dedicare un pensiero all'Iran perché siamo anche convinte che col grande movimento delle donne, il movimento popolare che si sta generando, potrebbero anche esservi degli sviluppi che pensiamo debbano essere positivi per le donne e per la cittadinanza in generale.